si qua, guarda vostra di qua, 749, si rankete per un nuovo episodio di Alan for Fire Wake. Vi ricordate che eravamo rimasti, che siamo riusciti ad ammazzare quello schifoso con la motosega, no? Siamo arrivati praticamente, fa tutto il giro del mondo e siamo arrivati qua. Barry? Ah, la veranda è invasa dagli uccelli, sembra un film di Hitchcock. Nasconditi, sto arrivando, non aprire la porta. Ti sembro pazzo? Non muoverti, non torno muoverti, stai lì. subito, cerca solo di tenere accese le luci. Che ci chiama il nostro amico Barry White tossico e noi dobbiamo correre più veloce che mai verso la casa, verso l'albergo, verso il residence, verso non so cosa. E ci sono, ha detto che ci sono un sacco di uccellacci del malaugurio, malauguratamente Dovevo parlando. ancora raggiungere Barry nel cottage, ma almeno ero fuori dalla foresta. Però sembra che ci sia gente oggi. Eh? Questi tedeschi sono venuti a trovarci oggi. Scusate? Voi? Voi del luogo? Nessuno che. Che luce! Dovevo aprire il garage e prendere la macchina. Sarei arrivato prima da voi. Eccoci. E Certo, i fari sarebbero stati di grande aiuto. quindi? Trova le chiavi del garage. Saranno dove? Saranno nel. Saranno in qualche camper? Non credo proprio che siano nei camper, però. Sia mai che ci sia qualche buon vecchio tedesco con un buon piatto di spaghetti e marmellata. Siamo ancora lì, c'è poco da. Ho Dovevo trovare la chiave del garage. capito. Sarà dove la chiave del garage? Qui nei bagni. No. Nel bagno degli uomini. Sicuro. C'è un po' di luce, sì, un po' di luce no. Mi serviva la Guarda, chiave per l'ho trovato. raggiungere Buono, mi ha l'auto. trovato la chiave. Una storia non è una macchina che obbedisce a dei comandi, è una creatura con una vita propria. Vediamocelo, Puoi vediamocelo. scriverla, plasmarla, ma quando cresce inizia ad avere una volontà propria. Cambi qualcosa e scateni una reazione a catena che si diffonde in tutte le direzioni. Interessante. I personaggi devono essere sempre coerenti con se stessi. Gli eventi devono seguire una logica calzante. Un solo errore e la magia svanisce. La storia muore. Alice muore. Alice muore, ha detto. Vuoi scoprire la natura Barbone di te ladro. stesso? Apri. Dai. Hai visto? Fare lo scemo cretino? Carica subito prima che moriamo. C'è qualcun altro che deve entrare? O che deve uscire? Entro io? Ah, ecco, no, perché. L'importante è partecipare, dicono. Ah, visto cazzo di cancelletto qua. Oh. Mi ripeto un attimo. Non c'è niente qua? No. No, 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 no. No, no. Via. Facciamoci sta guida. Sta guida sportiva. Accelera con RT. La strada è giusta, no? Bene. Fa piacere esserci. Di qua? Può essere giusta la strada. Oddio, mamma. Di qua. Ah, è un po' una squadra per potenziare i fari. Ho capito, ho capito. Butta giù tutto. Di qua? Bene. Cosa facciamo adesso? Esci. Siamo arrivati. Dai. Forza. Dai che ci siamo. Mi sa che non ci siamo. Mi sa che siamo lontanissimi. Vi rendete conto dove siamo, sì? Possiamo sicuramente prendere le pagine, quella pagina che c'era qua, vi ricordate che c'era una pagina una volta? È stanco come un forsennato questo. Qua c'era una pagina, visto? Che non avevamo preso l'altra volta. Ok.
Adesso possiamo correre e andare a casa di quelli, di quel disperato lì, che mi sembra di ricordare che era poco, poco distante da qui, no? Era quella strada qua. C'era questa salita. Se ce la facciamo, arriverà qualcuno adesso a prenderci. Chi c'è qua? Mega incidente c'è qua. Figurati. Ci sarà qualcuno sicuramente. Figurati. Guarda cosa c'è di armi. La pistola lanciarazzi era la miglior arma immaginabile per affrontare quelle creature oscure. Dove sono le creature oscure? Sicuramente sono ancora qui. Vedrai. Carichiamo i colpi. Via, corri. Pronto? Telefonata. Era il rapitore. Figlio di puttana, dov'è mia moglie? Oh, no, è cazzato nero. Basta giochetti, Wake. Consegnami il manoscritto e riavrai la tua donna, chiaro come l'acqua. Non c'è... Senti, senti. Ho bisogno di tempo per finirlo. Devo scrivere il finale. Mi serve una settimana. Devi finirlo? Mi serve una settimana. Due giorni. Nella vecchia miniera di carbone di Bright Falls. La troverai facilmente da Merino, nell'edificio principale a mezzogiorno. Porta il manoscritto e avrai tua moglie. Capito. Altrimenti... Altrimenti cosa? Sì, sì, ho capito. Dai, dai, andiamo da Barry White. E lì ci sono anche gli uccelli adesso. Che roba! Chissà, chissà. Barry aveva parlato di uccelli. Madonna. Meno male che sei qui. Sì, sono qui. Sono entrati un paio prima che riuscissi a chiudere il camino. Non è normale. Sono uccelli stranissimi. Ma fammi entrare. Dove sei? Dove siete? Li ho presi però! Fammi andare via, ti prego! Arrivano solo da davanti? Arrivano, arrivano! Dove siete? Quanti li ho presi? Li ho presi un casino! Li ho presi tutti adesso. Li ho presi adesso? Vabbè. Ma pensate! Apri sta maledetta porta! Fai vedere un buon caffè, va? Hai aperto? Ehi, Al, state, scusa se ho pensato che avessi le allucinazioni. Sei un cretino! Amico. Sei un tossico, sei! Avevo mandato Barry in città a cercare informazioni su qualcuno che somigliasse al rapitore. Avrebbe spulciato gli archivi dei giornali locali. Forse avrebbe scoperto qualcosa, qualunque cosa, sull'isola e il cottage scomparsi. Sì. Quell'uomo voleva un manoscritto. Dovevo scriverne certo, uno certo. Per salvare Alice. Dai, scrivi sto manoscritto che è via. Si è arrabbiato come un treno. Per me, il soprannaturale non era che una metafora della psiche umana, uno strumento per scrivere romanzi. Ora, invece, era tutto vero. Vero. E non riuscivo a scrivere una singola parola. Per niente, bello nulla. E qua penso che finisca, Barry Wheeler. Barry White, sta a posto. Sono Rose. Rose? Ho trovato il manoscritto.
manoscritto. Oh, lei è una ragazza davvero speciale. Lei e il signor Wake potete venire a prenderle. Vivo nel camping appena fuori città. Saremo là tra meno di un'ora. Arrivederci. Era un'altra faccia peggio di lui questa. Buona giornata. Figurati, guarda che faccia che c'ha. Torni a trovarci presto. Benvenuto alla tavola calda, oh dear. Brava ragazza. La schifosa dell'inizio, maledetta lurida. Ma che faccia? Insomma non è cambiato niente. È peggio di prima. Parapapà. Quindi? Che dire? A questo punto della storia. Finito così? Vai Stella. Questa è la fine. È giunto al termine anche questo, vuoi dire? Vediamo. Fine dell'episodio 2. Vabbè, che dire. Qua finisce anche la nostra puntata. Perché no? Dovremmo essere solo degli ignoranti a non farla finire così. Nel modo migliore. Dobbiamo andare soltanto a recuperare il manoscritto. Sono le ore. Mi hanno detto. Le 10. 10 di sera. Non, niente di che. Ok. Ragazzi, che dire. Intanto la nostra puntata finisce qua. Lasciate commenti, scommentate come dei maledetti, vediamo come inizierà il prossimo, vogliamo dare una guardativa, una sbirciata. Per ora è tutto il vostro amico Alessio 49, ci vediamo alla prossima. Si rampete!